L'ipercolesterolemia è una condizione, come dice la parola, di elevati livelli di colesterolo che circolano nel sangue. Ora, cosa significa avere elevati livelli di colesterolo nel sangue? Significa che il mio livello supera quello che è il livello raccomandato dalle linee guida internazionali, per cui fondamentalmente non esiste un livello unico per tutti, cioè una volta si diceva il colesterolo deve essere sotto i 200. Sì, questo forse va bene per la popolazione in generale, ma ogni singolo soggetto deve avere un colesterolo, un livello di colesterolo, diciamo, confezionato su lui stesso, in base a che cosa? In base all'età, il sesso, la presenza di fattori di rischio come il diabete, il fumo, l'ipertensione. Se ha già avuto, esempio, un evento cardiovascolare. Banalmente, un soggetto che ha già avuto un evento cardiovascolare, che magari è anche iperteso, dovrà avere un livello di colesterolo, parliamo LDL in questo caso, colesterolo cattivo, al di sotto di 55. Mentre un paziente che non ha avuto un evento cardiovascolare, però magari che fuma, esempio, il livello di LDL può essere anche solo sotto i 70. Quindi, come dico sempre, ognuno ha il colesterolo che si merita. Quali sono i sintomi dell'ipercolesterolemia? Purtroppo, dico purtroppo, perché non dà sintomi. Perché se uno avesse un sintomo, banalmente, un dolore all'alluce destro, quando ha un livello di colesterolo elevato, sicuramente se ne accorgerebbe e sicuramente va dal dottore. Purtroppo il colesterolo spesso si manifesta solo a giochi fatti. Cosa significa giochi fatti? Soggetto che ha avuto, esempio, un infarto, magari ha l'infarto e poi si accorge di aver avuto il colesterolo alto, di avere il colesterolo alto, un ictus, e poi si accorge di avere livelli di colesterolo elevato. Quindi si consiglia di misurarlo, non tutti i giorni, chiaramente il colesterolo, però una volta ogni 2 o 3 anni, se ritrovo un livello di colesterolo normale alla prima misurazione, non ho altri fattori di rischio di cui abbiamo parlato prima, allora sì, si può misurare ogni 2 o 3 anni. Se invece ci sono altri fattori di rischio, bisogna misurare più frequentemente e soprattutto non bisogna lasciar perdere del tempo e intervenire. Dunque, siamo in questo momento a una svolta epocale, direi, nel trattamento dell'ipercolesterolemia, perché fino a 2 o 3 anni fa, 3 anni fa, avevamo a disposizione dei farmaci che erano le statine, a quale si associava un altro farmaco che è l'ezetimibe, che le statine inibiscono la produzione di colesterolo, l'ezetimibe inibiscono l'assorbimento. Con questi farmaci riuscivamo ad ottenere degli ottimi risultati, anche l'associazione ci dava anche un 40-50% di riduzione dei livelli di colesterolo. Però, un 50% significa che si riduce il colesterolo della metà, dipende quindi da dove si parte, perché se parliamo sempre esempio di colesterolo cattivo, un soggetto che ha 200 di colesterolo cattivo, gli do questo tipo di terapia, va a 100, però come dicevamo prima, potrebbe essere che 100 sia per lui anche ancora un livello molto alto. Esistono adesso, sono usciti, quindi fondamentalmente, due tipi di farmaci che agiscono con un meccanismo particolare. Due di questi farmaci sono degli anticorpi monoclonali che agiscono su una proteina particolare che si chiama PCSK9. In pratica si legano alla proteina, ne inibiscono l'azione e questo determina un aumento della capacità del fegato di percepire il colesterolo LDL dall'esterno ed eliminarlo. L'altro farmaco che è uscito recentemente, di cui si è sentito tanto parlare dal punto di vista mediatico, è un farmaco che inibisce invece la produzione di colesterolo. Scusate, inibisce la produzione di PCSK9 e quindi agisce fondamentalmente come gli anticorpi monoclonali. Non c'è più PCSK9, questo determina un aumento dell'attività recettoriale, quindi la capacità del fegato di smaltire colesterolo. La grossa novità di quest'ultimo è che mentre i primi vengono somministrati una volta ogni 2 settimane, questo viene somministrato con una cadenza. Prima si fa la prima iniezione, sono piccole iniezioni sottocutanee, niente di particolare,
poi si fa un'iniezione a 3 mesi e poi si fa un'iniezione a cadenza di 6 mesi. Quindi è sicuramente molto più comodo, di questo abbiamo risultati dal punto di vista di efficacia in termini di riduzione dei livelli di colesterolo, però ancora non abbiamo dimostrazioni di efficacia in termini di riduzione degli eventi cardiovascolari. Per cui i pazienti che attualmente sono in terapia con quelli che dicevamo anticorpi monoclonali, non mi sentirei di shiftarli a questa nuova terapia, a meno che non ci siano condizioni in punto particolari. E questa nuova terapia va sicuramente utilizzata. Vedo come target specifico a soggetti piuttosto giovani che hanno, non so, bisogno di muoversi spesso e quindi hanno necessità di non portarsi dietro le fiale con sé. E sicuramente un'altra cosa che può essere importante, avendo questa cadenza semestrale, la compliance del paziente, alla terapia stessa. Sicuramente abbiamo un vantaggio perché in genere hanno qualche effetto collaterale in meno, forse non hanno grossi effetti collaterali rispetto a quelli che sono appunto le vecchie terapie come le statine o le zetinile. E poi sicuramente sono molto efficaci, anche questi raggiungono un 50-60% di riduzione dell'LDL. Attenzione però perché queste terapie vanno date assieme alle altre, non sono alternative, se non in soggetti molto particolari che hanno, non so, una grande e vera intolleranza alle altre terapie. Fagiati che hanno un'intolleranza alla statina, ad esempio, che non riescono a prendere le statine, allora questi possono essere utilizzati da soli, ma tutte le prove di efficacia sono state fatte sempre aggiungendo alla terapia di base questi farmaci. Quindi non sono l'alternativa se non per questi casi molto particolari.